No, no, Dimitri, ci sarà qualche errore. No, io ne sono sicuro. Ne ho la sicurezza assoluta, Dimitri. Un momento. Sapete che dice? Che uno degli aerei non è tornato indietro. E che secondo quanto gli abbiamo comunicato noi, sta dirigendo proprio sulla base missilistica di Laputa. Ma è impossibile, signor Presidente. Insomma, guardi il quadro. 34 aerei. 30 hanno dato il ricevuto e 4 sono precipitati. E uno era quello che andava a Laputa. Senti, Dimitri, abbiamo il ricevuto di tutti gli aerei, meno quello dei 4 che ci avete abbattuto. Oh. Oh. Dice che... Scusa un momento, Dimitri. Dice che la loro difesa antiaerea è sicura soltanto di 3 aerei. Il quarto è probabile. Signor Presidente, io sento puzzo di una delle solite fregature dei comunisti. Kissov potrebbe mentire sulla faccenda del quarto aereo per avere la scusa di menare, capisce? E se caliamo la pasta adesso, i guai li passiamo noi. Dimitri, senti, se è come dici e se l'aereo riesce a mollare la bomba, insomma, è sufficiente a far scattare l'ordigno fine del mondo? Ne sei certo? Vabbè, senti, senti, quest'aereo allora me lo devi abbattere, Dimitri. Vabbè, scusami se metto in difficoltà i tuoi radar volando basso, ma è proprio così che li insegnano a fare qui da noi. Ma ti abbiamo anche detto dove sta andando, non mi dire che con tutto quel popò di roba che avete non riuscite a fermare un aereo, uno. Ma insomma, mi pare che non faccia comodo nemmeno a voi se l'ordigno fine del mondo si mette a scoppiare. Dimitri, mi pare fuori luogo abbandonarsi agli isterismi in un momento simile. Dimitri, cerchiamo di non divagare quando parliamo di queste cose. Ma io non è che non voglio, no, Dimitri, è che io sono preoccupato. No, senti, se il nostro stato maggiore dice che l'obiettivo primario era Laputa e l'obiettivo secondario Borshov, vuol dire che è così, e ci dobbiamo credere. Senti, posso darti un... Dimitri? Posso darti solo un consiglio? Voglio darti solo un consiglio, Dimitri! Senti, Dimitri, butta tutto in quei due settori e vedrai che l'abbatti l'aereo.